Ciao! Allora, questo è un video vlog, un video dove non ho praticamente nulla da dirvi, però è solo un video così a ruota libera. Niente, era solo per dirvi che va tutto bene, sto riuscendo a fare qualche video in più e una novità è che ho aperto un blog. Vi metto giù il link alla pagina, comunque è su Blogspot, il link è Princess Mononoke, tutto unito, blog. blogspot.it, però vi metto giù il link e tutto. Allora vi dico già subito che questo video non ho intenzione di tagliarlo, quindi parlerò a ruota libera. Spero che mi sentiate, perché sono un po' distante, però credo che mi sentiate lo stesso. Se sentite rumori di là è perché stanno vedendo, ci sono le mie coinquiline con un'altra mia amica che stanno vedendo dei video di uomini e donne che a titolo informativo io odio. Niente, e poi che altro dirvi? Niente, oggi sono stata, ho dato il quarto modulo delle CDL, cioè la patente europea del computer, devo darli tutti e sette. Settimana prossima do gli altri due sperando bene, e poi me ne rimane solo uno. E speriamo bene, sì. Il rossetto che indosso, questo qui fucsia, è di questa linea di Kiko, questi qua con questa apertura particolare, così, così che si premono, poi escono così. Questo qui. Perfetto. Che è questo colore, direi fucsia, ma ha tipo... Non so se li vedo. No, però in videocamera non si vedono. Poi sulle labbra ha tipo dei riflessi un po' freddi. Comunque un fucsia che tende quasi al blu. Molto bello. Comunque è il numero 713. Della linea, non ve lo saprei dire, perché ho buttato la confezione. Quindi non lo so. Ma comunque, 713 di questa linea particolare qui. Che cos'altro vi devo dire? Ah, lo smalto invece, che ho fatto un video vlog, però non un video outfit, come sono vestita adesso, che probabilmente ho già caricato, però lo smalto, anche se l'ho scritto, comunque questo qua, il numero 53 della Basic Beauty, questo qui, questi li trovate da Limoni, questa linea, perché prima c'era il negozio monomarca, solo Basic Beauty, in Corso Italia a Pisa, però adesso l'hanno tolto, comunque c'è da Limoni, sicuro, perché è proprio Limoni S.P.A. Cos'altro? L'altra volta sono stata alla Gardenia, così di passaggio, cioè io ho fatto la card della Gardenia perché volevo comprare un po' di tempo fa qualche prodotto. Scusate la confusione qui, ma facciamo finta che non c'è niente. Mettiamo, non lo so, un governo. Così. E sono stata alla Gardenia e ho visto che hanno una nuova linea, almeno non ce l'hanno tantissimo, sono sicura. Ed è la... così è meglio, scusate. È la The Balm, che è una marca a quanto pare famosa, io non la conoscevo. Comunque è veramente carinissima e non è proprio eccessivamente costosa, ma è abbastanza giusta come prezzi, va. Tipo per dire, c'è una palette... troppo bella la confezione, proprio tutto il packaging bello bello. Se riesco metto una foto sotto nell'info box di questa palette. Ed è tipo, è con, non mi ricordo quanti, 10 colori forse o 12, e sono, viene 26 euro, tipo, che comunque è un prezzo accettabile per una palette. Prodotti stupendi, proprio pigmentatissimi, affatto polverosi, almeno ho provato un illuminante che era favoloso, l'illuminante era mi pare 15, però era bello grosso, eh. Mi sembrano prezzi molto vicini alla MAC, non vorrei dire una cavolata, però diciamo tra la MAC e la... forse un pochino di meno della MAC, ecco, diciamo, e molto di meno della Urban Decay. Per dire, è una di quelle palette nude che dopo la Naked ne sono uscite 20.000. Anche se devo dire che quella che mi piaceva di più a me era la palette di... come si chiama? Di Neve Makeup. Quella,
la nude, non mi sto ricordando come si chiama. Boh, vabbè, quella là, l'avrete capito sicuramente qual è. A titolo informativo, volevo sapere, siccome ho molti brufoletti in questo periodo, volevo sapere se mi consigliavate, perché ho visto da una ragazza che lo consiglia parecchio, il MAC Studio Finish correttore. Sì, mi pare che si chiama così, quello, insomma, tipo quello di Kiko, quello che si apre così, quel tappino, quello che ha questa apertura così, per capirci, no? Però piccolino, questo è terra. Se me lo consigliate, e che colore? Allora, io sono chiara, sotto sono giallo, però non sono chiarissima. Diciamo che del campioncino del Select Cover Up, mi pare che si chiama così, comunque, mi hanno dato l'NC25. Quindi l'NC20, direi che è l'NC20. Perché ho visto che dal sito italiano viene 17,50 senza spese di iscrizione, che invece se chiamo vogliono 5 euro, quindi sì, mi sa che lo prenderò lì per forza. L'unica cosa è, appunto, consigliatemi voi magari se l'avete usato, come vi siete trovate, come vi siete trovato. Mi hanno detto che è molto pastoso, però è molto coprente e non è comedogeno, che è quello il mio problema, perché io per ora sto usando. Faccio vedere un po' di correttori che sto usando, ma non ho trovato l'amore della mia vita, no, affatto. Ne sto usando tre, un po' alternandoli, perché sennò mi fanno venire brufoli, o almeno quelli che mi fanno venire brufoli di più sono questi due. Sono quello di Kiko, che è praticamente quasi finito, il Natural Concealer è il numero 02, questi qui, e questo mi ha fatto spuntare un sacco di brufoletti. Infatti lo uso più che altro sotto l'occhio, perché vabbè, nelle occhiaie per fortuna lì non me ne spuntano. Poi sto usando questo qui della Pure Skin, che questa parte qui fa proprio schifo, cioè schifo. Quando stendete questa e poi stendete questa diviene blu, e non si riesce a coprire questo blu praticamente, perché io non uso un fondotinta lì, uso questo qua di Kiko, no? Questi wet and dry foundation, ma no, proprio. Comunque la colorazione è lo 02 sand, che è abbastanza valido, sempre però solo per il contorno degli occhi, perché anche questo mi ha fatto spuntare i brufoletti. La linea Pure Skin, non lo so, non lo dovrebbe far spuntare a regola, comunque sì, a me li fa spuntare. In effetti non c'è scritto che non è come doccia, però pazienza. Questo invece non me ne fa spuntare, più che altro perché anche l'ho messo pochissime volte, tipo lo uso qui, qui e qui, qui, e poi invece sul contorno ho messo questo qui, che è quello della Bionic, che mi piace, però è troppo scuro, quindi devo aspettare l'estate, e quindi provo per fare un po' di tipo contouring. Però questo è bello, questo è molto bello, è lo Stay All Day Concealer, 16 ore, neppure se lo pagate 1000 euro vi dura 16 ore, comunque è il numero 10, Natural Beige. E questo però è molto bello, perché è molto illuminante, veramente. Questo sicuramente, quindi sotto l'occhio è perfetto. Ve li faccio vedere, questo è quasi finito praticamente, però questo è molto chiaro, vedete? Cioè, rispetto alla mia pelle è molto molto chiaro, però è perfetto per l'occhiaia. Non so se riuscite a vedere qualcosa. Comunque si uniforma benissimo questo, devo dire, non fa pieghette assolutamente. Mentre questo, se non lo stendete bene, siccome è molto pastoso, che mi sa che è un po' quello che farà lo Studio Finish, però non mi serve per sotto l'occhio, mi serve per i brufoletti. Questo effettivamente sui brufoletti andava bene. Solo che me li faccio spiegare. È questo qui, che è più scuro, questo è praticamente il colore della mia pelle. E se lo stendete, ci mette un po', perché è un po' più duro, ecco. Questa è una mezza cacca, praticamente. Diciamo che preferisco quelli della Essence. L'ho preso solo perché era in offerta, perché quando c'era l'offerta dei correttori, sinceramente per quello. Niente, intanto ho finito la mia Fix and Matte, questa qui, e io mi ci sono trovata benissimo, l'avevo già detto prima ma lo ripeto adesso, a me non ha dato problemi di... considerate che io adesso non l'ho usata tutti i giorni, perché comunque usando un fondotinta in polvere non è che ne avessi proprio bisogno.
Però l'ho usata tipo il sabato sera quando mettevo anche i tintali qui dentro. E a me sta piacendo da morire, cioè proprio è piaciuta tantissimo. Peccato che è quasi finita. Cioè, voi non la vedete, ma forse sì, ma praticamente è finita. Quindi sì. E niente, cos'altro dirvi? Vi ho fatto vedere una carrellata di prodotti, di cosine varie. Così, a caso. E appena provo un altro po' il sapone di Aleppo e altre cosine, devo provare altre cosine per un altro po' di tempo, vi voglio fare un video dei preferiti del periodo, perché voi sapete che io non faccio video tipo preferiti di maggio, preferiti di giugno, perché effettivamente non ho un preferito, non riesco a trovare un preferito assoluto, quindi niente, non lo faccio. Finora non c'è qualcosa che, cioè, sto cambiando sempre, cambio sempre tutte cose. Correttori, fondotinta, blush, tutto li cambio e scambio perché non ho trovato quel qualcosa che mi è piaciuto da morire, che non cambierò più per tutta la mia vita. No, l'amore della mia vita non l'ho trovato, parlando di trucchi. E niente, questo è tutto. È stato un video abbastanza, non lo so, uno sparlare, un parlare troppo, diciamo, ecco. E niente, spero non vi siate annoiate, in caso avrete già staccato il video da parecchio. Sì, ve l'ho ricordato del blog, comunque anche ho anche una pagina Facebook, che però siamo abbastanza, anzi sono contenta che siamo già 190. E niente, vi lascio tutti i link qui sotto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!